Bentornati cari amici di Light Social, ancora qui sulle frequenze di Radio Roma Capitale, ancora qui con nuove interviste e nuove storie da ascoltare ed approfondire. Vi ricordo come al solito il nostro hashtag interviste storie per poterci cercare sul web e per poter ricondividere le video interviste dei nostri ospiti che scelgono di raccontarsi ai nostri microfoni. Qui in studio con me quest'oggi c'è il dottor Alessandro Di Mambro, medico odontoiatra, ci parlerà di sé e di quella che è la sua attività. Benvenuto dottore. Grazie. Bene, allora grazie mille innanzitutto per aver accettato il nostro invito. E iniziamo subito. Allora, come io stavo accennando, lei è un medico odontoiatra, sì. Quindi come non chiederle, mi prendo... Medico odontoiatra fino a 5 mesi fa ospedaliero. Quindi ho fatto 41 anni di ospedale, 41 anni. Sempre nell'ambito dell'odontoiatria, quindi... Una bella storia alle spalle. Diciamo è stata dura perché soprattutto lavorare in questo periodo in ospedale non è una situazione molto semplice, certo. Perché diciamo la gente, il paziente è molto informato su tutto quello che si deve fare, su tutto quello che è necessario fare insomma nel tempo. Certo, ormai sono più informati i pazienti che... Sì, è diventato difficile perché poi è un'arma a doppio taglio. Dimmi. Ecco, no, mi permetta di disturbarla proprio perché volevo chiederle, entrando un pochino più nel suo personale, come mai ha scelto questo mestiere? Allora, sì, io ho studiato qui alla Sapienza a Roma e sin dal primo momento è stata stato un amore per l'odontoiatria. Io già al secondo anno di medicina sono stato in clinica odontoiatrica qui a Roma proprio perché ero appassionato di questa branca e ho sempre fatto quello, mi sono laureato, abilitato e poi ho vinto il concorso ospedaliero. E complimenti, ce l'ha fatta. Allora io a questo punto mi focalizzerei su un argomento in particolare che è quello dei denti del giudizio, no? Un problema, sì, che abbiamo un po' tutti. Allora le chiedo qualche indicazione sia diagnostica che terapeutica in merito a questo. Allora, ho scelto questo argomento anche se io faccio molta chirurgia, però quella diciamo molto più frequente è quella della chirurgia degli ottavi, dei denti del giudizio, che è una patologia che si riscontra quasi nel 60% di pazienti. Quindi ci troviamo di fronte, ho scelto questa branca proprio perché è molto richiesta e diciamo è una chirurgia anche un pochino particolare perché la posizione del dente del giudizio, la posizione anatomica diciamo ti deve far stare attento sul protocollo chirurgico, quindi è diciamo molto impegnativo perché i giudizi possono essere naturalmente semplici, ci può essere il giudizio semi-incluso, cioè che è uscito parzialmente, e quello va tolto perché si infiamma spesso la fibra mucosa attorno al giudizio. E poi abbiamo quelli più complessi che sono i denti del giudizio inclusi. C'è da dire che non tutti i denti del giudizio debbono essere tolti. Quando si presenta il paziente... si presenta sicuramente per un problema clinico, cioè un dolore, un fastidio, difficoltà a aprire la bocca molte volte quando c'è un'infiammazione importante del giudizio. In quel caso questa patologia viene chiamata disodontiasi del dente del giudizio. Disodontiasi perché si infiamma facilmente, si crea una tasca dietro la fibra mucosa e il paziente ha sempre fastidio, dolore, difficoltà. In quel caso c'è l'indicazione chirurgica. Perfetto, quindi questi sono i campanellini d'allarme, insomma, che sì, quando si presenta il paziente.
Però ecco, non è detto che deve essere sempre tolto il dente del giudizio. Ci sono, per esempio, i denti del giudizio che ti invia l'ortodontista perché ha bisogno di spazio, perché deve creare lo spazio per montare l'apparecchio ortodontico. E dove lo trova lo spazio? Nella parte spingendo indietro l'arcata, i denti in arcata, e quindi si fa togliere il dente del giudizio. Spesso, addirittura intorno ai 15 anni ti mandano dei pazienti a fare la germectomia dell'ottavo, e cioè si toglie prima che si forma il dente del giudizio, cioè si forma la corona e la radice, te lo inviano per estrarre la gemma del dente del giudizio che si sta formando, in modo che lui al momento in cui deve montare l'apparecchio lo può montare tranquillamente. Perfetto, e qualche consiglio le posso chiedere, dottore, per la prevenzione? Per la prevenzione naturalmente la cosa fondamentale, come in tutte diciamo le situazioni odontoiatriche, è l'igiene. Cercare di tenere pulita la parte, soprattutto la parte distale, quando il dente è uscito parzialmente. Perfetto, quindi questi sono insomma i suoi consigli, e ovviamente ricordiamo che la prevenzione è importantissima. Importantissima per tutto, insomma. Esatto. E io resterei a parlare con lei un sacco di tempo, perché ovviamente la vedo molto molto appassionata, ecco, si vede che dietro il suo lavoro c'è anche tanta passione. Lascio qualche suo contatto, dottore, per i nostri radioascoltatori che in questo momento la stanno guardando anche in video, per poterle chiedere maggiori informazioni. Allora, abbiamo Alessandro Di Mambro, il cellulare 348 80 99 243, oppure un fisso 0776 83 1515, la pagina Instagram Studio Dentista punto di Mambro, e l'indirizzo mail dot di mambro@libero.it. Sì. Io la ringrazio ovviamente il dottore per questo intervento che per noi è stato fondamentale, le mando un grande in bocca al lupo. Grazie per la mille. Sua attività. Grazie. E un grande saluto. Grazie.